Questo è il primo giardino terapeutico nato in Italia, dedicato ai pazienti ricoverati in neuroriabilitazione. È nato 3 anni fa su ispirazione dell'architetto paesaggista Paolo Sgaravatti ed è stato studiato con arredi appositi per favorire il lavoro dei pazienti, come una serra per lavoro nelle stagioni intermedie e con aiuole rialzate alla quale possono accedere i pazienti in carrozzina. Questo giardino è stato fondamentale fin dal primo giorno che sono stata qui, perché più che altro le piante con i fiori colorati mi hanno sempre dato tanta gioia, tanta allegria. E questo è un giardino meraviglioso, è un po' il mondo di Alice, dei sogni. E spero di continuare in questo mondo che per adesso mi cula. Un giardino è, anche se è piccolo, è una metafora della nostra psiche e nel momento in cui io mi prendo cura di una pianta o del giardino, io mi prendo cura di me stesso. Questo è importante in pazienti che hanno subito una lesione neurologica, hanno un percorso di adattamento e possono in questo modo lavorare in modo funzionale per il recupero motorio, cognitivo, comunicativo e relazionale. No, ma poi la mente ha bisogno d'acqua. Poi c'è tutto il reparto di erbe alimentari, diciamo, che mi piacciono molto sia perché le usavo anche a casa, sia perché hanno dei profumi e degli aromi che mi rendono molto più viva. Io sono un ballerino. Purtroppo 1 anno e mezzo fa sono stato colpito, se così si può dire, da un'ischemia e una trombosi, ma non mi ha fatto togliere la voglia di vivere o di danzare, che spero di tornare presto, se non altro tra il pubblico. E il tempo che passo qui è un tempo per me prezioso.